insieme nello stadio, tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Eccoci qua, allora Tonino Cagnucci è viva, buongiorno. Buongiorno Marcello, volevo fare gli auguri a Carlo. No! Ma allora no. Figlio caro, sei proprio una cosa brutta, sì, mamma mia, mamma mia. Va bene. Dai, va bene così. Patrick von Brugge è viva, buongiorno. Buongiorno, volevo buongiorno. Fare gli auguri. No. A e allora l'anima degli mortacci vostra, è questo, è quello che mi viene proprio dall'anima, no? È proprio esattamente quello che vi ho detto, no? Allora, vabbè, vabbè, dai, allora, Carlo Zampa, buongiorno. Buongiorno. Ma si può fare la radio con questa gente? Io mi chiedo, si può fare la radio con questa gente? È da stamattina che stiamo affanando i ripieni col cervello per fare una cosa fatta carina, cosa eccetera. Benvenuta bene. No, meglio di così grazie. Poteva venire. Buongiorno, vabbè. Buongiorno e grazie. Buongiorno. A tutti. Grazie. Molti auguri, buongiorno, Carlo. Grazie, molti auguri. Grazie molti, a tutti molti, voi. Molti auguri. Con l'affetto che tu conosci. Grazie mille. Allora, e niente, siamo, fra l'altro oggi alle 11.30 c'è la conferenza di Luis Enrique, ve lo diciamo perché è anticipata di un'ora, conseguentemente vi confermiamo anche che la ascolterete sui 99.8 di Radio Yes in diretta come da abitudine. Perché? Perché è una conferenza importante, siamo alla vigilia di una partita importantissima. A me se mi avessero detto che alla decima giornata Novara-Roma era in bivio, avrei detto Novara. Insomma no, Novara del novembre. Vabbè, comunque insomma, vabbè. Lasciatemi sottolineare Giancarlo Dotto con un articolo in prima pagina stamattina sul Corriere dello Sport, assolutamente straordinario Giancarlo, come sempre, l'importanza di ritrovare un'anima. Bene, ciò detto però, c'è sulle due prime pagine dei maggiori quotidiani romani, parlando di calcio, vale a dire il Romanista e il Corriere dello Sport, allora il Romanista, la puntata di Bojan, e questo da per scontato che Bojan sarà in campo domani, e nei confronti del giocatore si ripongono tante speranze. Risponde il Corriere dello Sport, Roma virgola, le chiavi alla mela, trequartista o attaccante Luis Enrique, Novara punta sull'argentino per il rilancio. Allora, secondo voi saranno in campo entrambi, oppure quale può essere questa interessantissima e stuzzicante tesi giornalistica alla vigilia della partita? Tonino, a te non te lo dovrei manco chiedere, perché insomma... Se per me gioca Bojan, sì. Certo. Ma anche la mela, dovrebbero giocare tutti e due, sono un po' gli uomini di... a parte Pjanic, che è stato proprio benedetto e incoronato dall'allenatore dopo la partita, voglio 18 Pjanic, ha detto. E sono gli uomini di Luis Enrique, Bojan soprattutto, ancora più di José Angel, perché è la prima cosa che ha chiesto a Baldini quando si sono visti per la prima volta. Bojan, se vengo alla Roma voglio Bojan. E quindi è una partita, come dicete, un bivio. È difficilissima, proprio perché è Novara, perché c'è il campo sintetico. Ho scoperto che non vinciamo a Novara da 50 anni, l'ultimo gol a Novara l'ha segnato. Anzi no, anche di più. Non 50 anni mai, però. Ci abbiamo giocato hai due ragione, volte. Mi sono espresso male, avete ragione. Su 11 partite abbiamo vinto due volte. Tan campana che stamattina ti sfornamo dopo che hai fatto quel patatrack. No, sta allerta perché... Abbiamo perso due volte 5-1, 5-0 a Novara. Insomma, ho visto che c'è una tradizione proprio non bella. L'ultimo gol della Roma ha segnato. Insomma, Boia dovrebbe giocare anche per le caratteristiche del campo, oltretutto, perché il sintetico è tipo un campo molto veloce, come se fosse l'erba bagnata bassa. Sì. Fra l'altro sono le condizioni ideali di Luis Enrique. Che, vabbè, insomma, è ovvio che la tua sì, tesi però, sia... Su Boia volevo dire... Sì. Che è il momento del suo rilancio, perché potrebbe essere quello della Roma. Lui ha segnato gli stessi gol di Vucinic. Di Vucinic se ne parlano tutti molto 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 bene. Tra l'altro, come ha ricordato Patrick l'altro giorno, Vucinic ha fatto due gol, uno è fuori gioco. Poi ha fatto gli stessi gol di Vucinic e sembra un reietto, insomma. Va bene, va bene. Invece veniamo al Corriere dello Sport, Roma le chiavi alla mela, Patrick. Ecco, sì, io sono d'accordo nel dare le chiavi alla mela. Per me la mela è uno che deve giocare sempre, in qualsiasi momento, perché sta dimostrando, e dal punto di vista proprio tecnico che è forte, ma anche dal punto di vista del carattere, secondo me ha quello che Bojan manca. Secondo me è uno che
entra sempre indipendentemente dall'avversario, che sia il Palermo, che sia il Milan, non ha paura di dribblare anche nei contrasti, nonostante l'infortunio della caviglia magari possa portare magari a tirare un pochino dietro la gamba, invece lui c'è sempre. Io aggiungo anche un'idea che ho da qualche giorno: secondo me Lamella sarebbe molto interessante da provare più avanzato, perché lui tutte le volte che è vicino alla porta, al di là del gol che ha fatto contro il Palermo, contro il Genoa, ha fatto un colpo di testa dove Frey ha fatto una parata importante, ma anche contro il Milan, cioè, ha fatto un tiro in porta, un altro che è uscito poi di poco. Allora stai dicendo che potrebbero essere utilizzabili entrambi così, con questa posizione più avanzata? Perché sì, a questo punto entrambi, addirittura uno potrebbe fare anche una cosa, visto che la Roma è comunque una squadra fragile dal punto di vista difensivo, mettere un centrocampo con Perotta, De Rossi e Gago, con Pjanic trequartista, che secondo me, io continuo a dire, a me lì piace un pochino di più. Quindi e la contempleresti di punta, allora praticamente Bojan, la Mela, Osvaldo e Pjanic dietro. Questo potrebbe essere anche perché noi ce lo siamo detti in più di una circostanza, la mattina e al pomeriggio. Boriello e Osvaldo tendono ad annullarsi. Sì, sono convinto. Quindi secondo me invece la Mela, Osvaldo o addirittura la Mela, Boriello, ma io preferisco Osvaldo. Come potrebbe essere una bellissima coppia, ma anche la Mela potrebbe fare il doppio ruolo di trequartista in alcune situazioni e di punta in alte. Cioè, anche perché 3, quando 2, torna Totti, la Mela non gioca. Esatto, secondo me la Mela è un valore che non puoi, non puoi tenere fuori. Infatti. Allora Carlo, intanto ricordati che domani trovi Folco Quilici a Novara. No, lo trovo, quindi... trovo oggi praticamente festeggio col capotreno. Ecco. Oggi vado direttamente, ho già preparato tutto, calosce, tutto. Piano delle galosce, un'immagine bellissima. C'ho il canotto, tutto quanto. Quindi, ci ho detto, la tua in merito. No, guarda, intanto diciamo che rispetto alle altre volte possiamo quasi dire che i 9 undicesimi della squadra sono fatti. Cioè questa volta sono pochi i dubbi, perché in difesa direi che è assolutamente scontato con il rientro di Rosi, quindi Portisso, Heinz e Koteanger. Centrocampo è sicuro Gago De Rossi, Pjanic sicuramente giocherà, bisognerà capire se giocherà comunque da trequartista o se giocherà magari anche a centrocampo, perché potrebbe pure mettere Pjanic vicino a De Rossi e Gago con la Mela sulla trequarti e Osvaldo più, o può essere Bojan o Buriello, ma insomma, diciamo Bojan in avanti, oppure mettere Pjanic più avanti, mettere un altro centrocampista. Io non escluderei anche Greco, visto e considerato che lo ha provato anche in allenamento, quindi insomma diciamo sono due i dubbi, però meno male, insomma, cioè sono anche bei dubbi questi, perché vuol dire che già la Mela si è comunque inserito bene. Dicevamo già un mese fa almeno, prima dell'ingresso in campo della Mela, prima del suo esordio, che volevamo appunto vederlo, ma sembra che insomma all'inizio è stato assolutamente brillante, indipendentemente proprio dal gol che lui ha realizzato, molto bello, però insomma già si è inserito bene, i margini di crescita sono ancora tanti, sono enormi, però vuol dire che già lui si è inserito bene, quindi vuol dire che la Mela è già considerato come parte integrante di questa squadra. Quindi vabbè, ma ci mancherebbe, è stato pagato anche... Ma a parte quello, è chiaro che hai bisogno dell'ambientamento, sai, potevi avere anche qualche tipo di problema, mi sembra che lui anche da un punto di vista caratteriale abbia dato delle risposte assolutamente soddisfacenti e importanti per Luis Enrique e per tutta quanta la piazza romana. Quindi con la Mela e Pjanic tutti e due in campo, ora bisogna vedere se come seconda punta, come trequartista, comunque sia tutti e due in campo, quindi questo direi che è assolutamente importante, e poi da scegliere ancora gli altri due giocatori, ma sono soltanto due i dubbi di questa gara, ma indipendentemente da tutto sarà importante vedere proprio l'atteggiamento della squadra. Io torno a ripeterlo, a me la squadra, la Roma, non mi è dispiaciuta in tutte queste esibizioni, tranne chiaramente può essere in qualche episodio. Gli errori li ha fatti nella fase difensiva, forse anche nella fase offensiva non è riuscita a concludere ad essere così efficace come ci aspettavamo tutti quanti. Però per il resto l'atteggiamento non mi ha fatto dispiaciuto. Speriamo di avere anche un pizzico di fortuna in più e di riuscire a tornare con i 3 punti. Allora, adesso andiamo in pausa, però vi anticipo quello che vi chiederò dopo: un brevissimo commento su Ignazio La Russa, che definisce Claudio Amendola uno stronzo, perché l'altra sera Ignazio La Russa è stato accolto sul red carpet del Festival del Cinema da una salve di fischi molto sonora. Amendola sembra che abbia innalzato poi
le braccia per aumentare ancora di più la sonorità degli stessi. Al che Ignazio La Russa il giorno dopo ha detto: Amendola è uno stronzo, e volevo sapere in merito il vostro pensiero e poi parlare anche di quello che è successo ieri, una cosa molto importante, perché la società partecipa al 78% della proprietà della stessa, quindi questo allontanerebbe, credo, definitivamente l'inserimento poi di locali investimenti in linea di massima, e in più ci sono 20 milioni che andrebbero spesi sul mercato a gennaio. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Radio Città, il programma della capitale.